are in contact with the Italian army. Eravamo in contatto con l'esercito italiano per entrare in aeroporto. Era molto pericoloso perché c'erano altre migliaia di persone che cercavano di fare lo stesso e potevamo morire nella folla. Ma quando ho capito che quella era la nostra ultima possibilità di salvarci, ho convinto tutti. Abbiamo messo i bambini sulle spalle e spingendo nella folla abbiamo raggiunto i militari. Ahmed ha 30 anni ed è uno dei 5.000 afghani evacuati dall'esercito italiano. È arrivato a Roma con l'ultimo volo militare da Kabul. Ci parla in videochiamata dalla stanza dove è in quarantena con la famiglia. Ci sono bambini lì con te? Sì, ci sono i miei bambini. La mia famiglia è qui nella stanza. Dal 2011 ho sempre lavorato con organizzazioni internazionali. Negli ultimi 20 anni abbiamo imparato a conoscere i talebani. Hanno ucciso migliaia di persone che collaboravano con gli stranieri. Ora invece dicono che non lo faranno, ma molti miei amici li hanno visti cercare persone come me casa per casa. Ora che sei qui, cosa ti aspetti? Vorrei che i miei bambini andassero a scuola qui in Italia e che anche mia moglie potesse studiare e lavorare. Sono felice, ma credimi, la parte più difficile è stata partire sapendo di aver lasciato lì tante altre persone. Sono sempre stata una ragazza libera, che non ha mai amato vivere sotto costrizione come una prigioniera. Ero la prima guida turistica donna, insegnavo inglese e studiavo giornalismo. Bania ha 23 anni e viveva a Herat. Anche lei era su uno dei voli militari. Sono di etnia Zara, rappresento tutto quello che i talebani odiano. Quando ho saputo che i talebani stavano tornando, mi sono nascosta in attesa di andare in Pakistan. Ma la situazione è precipitata velocemente. Tutti mi hanno detto, devi andare via subito, i talebani stanno arrivando, non possiamo più proteggerti. Ora che sei qui, quali sono le tue aspettative? La mia priorità è lo studio, ma chiedo a tutti di non lasciare indietro l'Afghanistan e soprattutto le donne che in questi anni hanno fatto tanto. Never leave Afghanistan behind.